Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Dato che mi è venuto in mente di farvi vedere la mia macchinetta del caffè, della Dolce Gusto, volevo farvi vedere come funziona, perché credo che certi volevano comprarla, ma non sapevano se prenderla o no. E allora ho detto, quasi quasi faccio questo video, questa recensione, perché dato che c'è ancora la macchinetta, io ormai sono quasi più di 5, 6 anni, 7, credo anche 10 anni più o meno, che ce li ho, che ho la macchinetta, adesso mi ricordo, ma sono tanti anni. Però non mi ricordo se l'avevo fatta la recensione della macchinetta. Allora ho pensato di farla, così vi faccio vedere come funziona. Allora, per adesso io ho questa, però poi ce ne comprerò un'altra, perché dato che mi piace il cappuccino, preferisco avere una macchinetta che fa il cappuccino. Questa lo fa, ma molto, molto diversa. Fa il cappuccino molto diverso. Comunque, vabbè, vi faccio vedere come funziona. E le cialde, eccetera. Poi, se volete un video a parte dove si pulisce la macchinetta, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina e lasciarmi un commentino qua sotto. Detto questo, vi faccio vedere la macchinetta. Allora, questa è la macchinetta che ho io. Ovviamente ci sono tanti modelli diversi e cambia praticamente qua. Diciamo che è uguale, però non è che c'è tanta differenza su tutte le macchinette fatte così della Dolce Gusto. Allora, io l'ho presa insieme al kit, cioè vuol dire che c'era dentro anche questo, che è il cestino per le cialde, per buttare le cialde usate. Ovviamente era dentro nella scatola. Poi c'erano dentro anche i bicchierini e quello praticamente come se vai alla macchinetta, in poche parole, tutto di plastica. Io ce l'ho ancora perché poi alla fine le ho ricomprate. Poi in più ti mettono 5 confezioni di cialde, cioè 5 scatole di queste qua di cialda, delle cialde. E niente, in poche parole, qua sopra si accende, per cui lo accendiamo. Vi dico anche che io ne avevo due, per cui calcolate che avevo due macchinette. Adesso non so, per chi mi segue da tanti anni sa che avevo due macchinette della Dolce Gusto. Una mi si è rotta, che non era così, cambiava solo che non c'erano, diciamo, queste lineette, ma era semplicemente normale, però era praticamente così. Qua c'è dietro c'è rosso e blu. Allora, rosso vuol dire caldo e blu vuol dire freddo, per cui questa macchinetta fa sia il caldo che freddo. Queste lineette che vedete, diciamo quanto volete che esce praticamente nella tazza o nel bicchiere, però lo trovate qua nella confezione. Allora, io adesso vi faccio vedere come si fa tipo il tè alla pesca, però freddo. Potete farlo sia caldo che freddo. Io di solito queste cialde le compro quasi sempre e lo faccio freddo, il tè alla pesca, perché c'è anche questo, ci sono anche le bevande. Oltre il caffè e il cappuccino, cioè potete usare anche il tè alla pesca e le bevande. Per cui qua dovete prendere una tazza di 160 e dovete segnare in poche parole queste tacchette lasciandone due. Per cui vuol dire, per segnare le tacchette dovete spostare in giù e in su la levetta. Allora, se andate in giù così,
ovviamente scende. Se andate in su, sale. Così. Io devo lasciarne due, per cui due non è proprio tutto. Adesso proviamo a prendere il bicchiere e vi faccio vedere come fa il tè. Qua dietro c'è l'acqua, dove voi dovete riempire l'acqua. La macchinetta non ha filtri, non ha niente, per cui non dovete pulirla con filtri e robe varie. Questo è anche un ottimo vantaggio di questa macchinetta. È vecchia, lo so, costa sui 50 euro al negozio o al supermercato, però diciamo che è ottima, specialmente se siete di corsa, usate le cialde e in 2 secondi vi fa il caffè, il cappuccino e il latte. Vi faccio vedere, diciamo, le cialde. Allora, per farvi capire, ci sono le cialde compatibili, cioè vuol dire non originali, ma potete utilizzare anche quelle compatibili, che sono queste, ad esempio. Questo è il caffè, poi c'è il cappuccino, come vedete. Allora, il cappuccino ha 2 cialde che dovete utilizzare. La prima cialda è il latte, per cui voi dovete prendere una tazza di 200 ml, cioè bella grande, e questo è il livello, ovviamente. Per cui qua c'è il latte e poi mettete il caffè. Il caffè invece è una lineetta, per cui dovete mettere una lineetta. Io ho sempre preso le 2 cialde del cappuccino ed è buonissimo, per cui ve lo consiglio. Poi c'è il macchiato, caffè macchiato normale. Questa è la cioccolata, per cui c'è anche la cioccolata, ma dato che queste qua sono cialde compatibili, io sto usando queste. E poi c'è cremoso, questo qua è cremoso, caffè cremoso normale. Poi c'è anche il ginseng e robe varie. Ci sono tantissime cialde in cui voi potete ovviamente bere, utilizzare, eccetera. Vi faccio vedere il tè alla pesca freddo, come si fa. Allora, prendo un bicchiere lungo, questo qua della Coca-Cola. Prima di tutto alziamo la levetta, questa, e prendiamo ovviamente dove si mette la cialda. Qua vi faccio vedere le cialde. Questo qua non è compatibile. Se invece andate al supermercato dove c'è scritto dolce gusto della Nestlé, ovviamente trovate la cialda, proprio la cialda originale della macchinetta. Queste qua non sono originali, ma sono compatibili. Infatti c'è scritto compatibili. Queste sono le cialde. Infatti quelle compatibili non hanno i segni dove c'è scritto quanto dovete farlo, ma c'è scritto sulla scatola. Voi lo mettete dentro qua, inserite e tirate giù la levetta. Adesso mettiamo il bicchiere, però questo lo dovete levare perché ovviamente non ci sta sotto, per cui mettete sotto il bicchiere. Dove c'è la linea blu, dovete schiacciare portandola verso la linea blu. Per cui vuol dire così. E vi fa il tè. Ovviamente freddo e non caldo. Se lo volete caldo, lo spostate nell'altro, dove c'è il rosso. E qua scende, le lineette scendono, così vi fa capire che è pronto. Ok, qui è pronta. Questo è il tè, fa tanta schiuma perché dovete aspettare che ovviamente diventa un po' liquido, però di solito va bene anche così. Quando avete finito, tirate via la cialda che avete dentro, sempre nello stesso modo. Qui ha fatto il pallino perché giustamente vuol dire che è usata, e la buttate e mettete dentro.
Per la pulizia ve lo farò vedere un altro video. Se siete interessati per come pulire la macchinetta e come io la pulisco, fatemelo sapere. Comunque, questo è il tè freddo, che è strabuono. Io lo compro sempre ed è strabuono. Comunque, di solito io uso anche due cialde. Allora, se prendete queste che sono compatibili, vi costano meno. Se invece prendete le cialde proprio della Nestlé Dolce Gusto, costeranno adesso sui 7 euro più o meno una scatola. Qua ci sono 16 cialde, dentro ci sono 16 cialde. Noi ci stiamo trovando bene ed è proprio fantastico questa macchinetta. Allora, così mettete la tazza grande per fare il cappuccino. Se invece mettete il caffè, la alzate e mettete il caffè qua. La macchinetta si spegne da sola, per cui adesso è verde, ma si spegne da sola. Quando lo accendete è rossa e ci vuole poco, 3 secondi per diventare verde. Comunque dovete aspettare. E niente, questa è la macchinetta di 50 euro. La trovate anche al mercatino dell'usato, che costa, se non sbaglio, 20 euro, 25 euro. La trovate anche usata. Per adesso io ce l'ho e sto usando questa, poi la cambierò e userò un'altra, che poi vi farò vedere in un altro video la nuova macchinetta, quando ovviamente la compro. E niente, io mi bevo il mio tè freddo. È buonissimo. L'unica cosa è che non è uguale il tè che vendono a bottiglia, è completamente diverso, ma è veramente buono. Fa la schiuma perché è fatto così, però potete mischiarlo. Che poi sembra birra, ma non è birra, ma è buonissimo. Ve lo volevo far vedere, così almeno sapete che è buono. E niente, invece, per cappuccino e caffè, se volete, basta seguirmi sul mio canale, essere iscritti, ovviamente gratis. Per cui, se volete iscrivervi al mio canale, è gratis, perché credo che certa gente pensa che YouTube è a pagamento, ma no, non è a pagamento. Sul mio canale, dove c'è il tasto iscriviti, dovete solo cliccare, attivare la campanellina e poi siete dentro e vi arrivano le notifiche. Per cui nel prossimo video vi faccio vedere la pulizia della macchinetta e ve la consiglio perché è ottima. Poi in 2 secondi vi fa il caffè. Se volete vedere i vlog che faccio io, vi faccio vedere anche il cappuccino e il caffè come la fa. Per cui seguitemi sul mio canale e guardate i miei video, che lì vi farò vedere sempre, quando ho questa macchinetta, come faccio il cappuccino e il caffè. Però vabbè, il caffè ha solo una cialda, la inserite dentro e basta, in 2 secondi il caffè è pronto. Invece, il cappuccino sono due cialde, ma ce n'è anche una. C'è anche quella una cialda, adesso però non ce l'ho qui. No, credo che ce l'ho qua. C'è anche una cialda e basta per il cappuccino, dipende ovviamente quale scatola prendete. Comunque, niente. Se volete farmi delle domande, io rispondo sempre sotto qua nei commenti. Io vi ho detto tutto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se volete qua sotto nei commenti la pulizia della macchinetta, che è semplicissima, non c'è proprio una pulizia ad hoc. E basta. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!